Bentornati su Televignole, nelle trasmissioni che noi facciamo sulla storia della Repubblica Persocon, della nascitura Repubblica Persocon. Ancora parlando di donne, e ve le dico subito, donne di adesso, di Vignole, manca all'estero, laga e grassa. E vi spiego perché. Dal libro del Livo Adamein, ben fora, come esteva la donna nel 300, nel 400 dalle nostre bande, ed è veramente cambiata così a così adesso. Allora, senti questa. Se una giovane che non aveva compiuto ancora 20 anni prendeva marito senza il consenso dei genitori e mancando questi, cioè se gli era morti, insomma, senza il consenso del fratello maggiore, e se colui che essa sposava era di condizione inferiore o non uomo da bene, perdeva il diritto di succedere nei beni della famiglia, cioè basta. Se però la giovane aveva più di 20 anni, cioè anche altro caso, perdeva solo la metà dell'eredità, cioè anche lì. Questa toccava ai fratelli maschi ed ai loro discendenti, se ve n'erano, ed in mancanza di questi alla madre e alla sorella. Se non c'erano nemmeno queste, l'eredità andava ai maschi discendenti più vicini per parentela. Dunque, ma a ulteriore riprova della scarsa autonomia decisionale delle donne, del loro limitato valore in seno al gruppo di appartenenza, c'è un documento del comune di Oltresarca del 1586, dove una norma stabiliva la perdita del diritto ad ereditare beni del comune, cioè gli usi civici, da parte di quelle donne che avessero sposato forestieri, senza in tessera. Cioè, una de Vignola sposeva un de San Martino, San Martino no, ancora Oltresarca, de Romazzol o de Via Santa Caterina, basta. La non temperanza di questa linea di condotta comportava ripercussioni economiche e sociali pesanti dal momento che tali donne diventavano esse stesse per tutti delle forestiere, come tali venivano trattate. Cioè, ma ne era male. Anzi, ascolta questa, si giungeva al punto di considerarle mai nate né state. Cioè, praticamente come non le fosse mai nate. Divertimenti come balli e feste, quelle rare volte che capitavano, erano visti con sospetto sia dalle autorità ecclesiastiche sia da quelle civili. Gli svaghi, infatti, sempre il libro del Livo Adamein, non è che mi invento queste storie, gli svaghi rappresentavano un pericolo per l'anima delle giovinette. A partire dal 1480, in tutta Europa, le autorità religiose considerano gli svaghi, senti questa, una rete del diavolo dentro cui molte figlie sono catturate. Cioè, se che fosse stazienchi adesso, basterebbe andare al bar a bere il caffè e sta chi la mette al rogo, no? Allora, quanto più il paese era piccolo, tanto più facile era il controllo sociale sulle donne. Cioè, no? Docase, si guardava da un tese all'altro, la cui condizione era davvero poco invidiabile. Una ragazza che perdeva il suo onore metteva a repentaglio anche quella dell'intera famiglia, e ciò non poteva essere davvero consentito. Ogni predicatore si sente in dovere di essere impegnato sul fronte femminile a promuovere la rettitudine della donna. Egli ha chiare nella sua mente le parole di Sant'Agostino secondo cui quattro devono essere le sentinelle che aiutano la donna a vivere rettamente ed onestamente. Oh, senti questa, eh? 1. Il timore di Dio. 2. Il timore delle leggi che puniscono le adultere. 3. Il matrimonio. 4. Il riserbo nel mondo. Alla donna, gli anni bui del Medioevo, protrattosi a lungo nei villaggi di campagna di tutta Europa, quindi anche qui a Vignole, riservano quindi una vita di stenti, di disciplina, di obbedienza, di continue maternità, cioè quindi eseviti fioi, di ossessione del peccato. Donne, la gae grassa adesso.
Oh, mi sono messo il caffè.